Anna Ferruzzo. Abbiamo ricordato 10 anni fa che era un caso dalle nubi, una mamma lì, di un tale lunga vera. La prima di una lunga serie, anche poi mamma sono nata al cinema, quindi madre. Dopo aver fatto la mamma di Pier Francesco Favino e di Pepe Fiorello, che praticamente sono miei coetanei, alle fiction, non mi sono posta più con figli. Sarei la madre lì, non chiedo neanche quanti anni abbia mio figlio, neanche un po' il problema. Allora, io penso che qualche impresario di teatro deve affidarti la madre di Brecht, quindi saremo a posto. Io vorrei ricordare il padre d'Italia, dove fai la madre di Isabella Aragonese, in piena Calabria, non vorrei sbagliare. E poi Alimeniere e una serie di anche le fiction che riguardano in Astenino, poi Fabrizio, insomma la tua attività è quella. In questo caso le cose sono, allora al di là del curriculum, però è bello focalizzare, Anna Ferruzzo da tanto, orgogliosamente da tanto. E qui si apre la diaspora pugliese. So che se avete detto Lecce con la presa proprio, vabbè, sono dettagli. Allora Anna, questa storia e questo personaggio. Innanzitutto grazie per esserci, grazie per essere così caldi. Mi fa molto piacere partecipare a questo festival perché è della mia terra. E sembrerà strano, ma è la prima volta che io sono qui. I miei sono passati tante volte in questo festival, ma è la prima volta che vengo a presentarvi. A me è un onore e un piacere. Fatta questa premessa. È stato molto divertente lavorare su questo film, perché come diceva giustamente Maurizio, si allontana dal cliché di mamma, è una mamma senza maternaggio, e Emiliano è stato molto preciso nel darmi la descrizione di Silvana. Doveva essere svagata, un po' rock, poco consapevole e tenera, e abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo risultato. Dico questa cosa che non si può vedere, ma ve la confido. Sfatta e sfatta. Ecco, sfatta era anche una cosa che nel film sono piuttosto sfatta. E uno dei consigli che mi ha dato Emiliano, che io ho accolto, io ho le lenti a contatto molto focali, che mi fanno molto presente. Ho vissuto per anni nella miopia, perché non amavo molto gli occhiali, da quando ho le lenti a contatto sono molto più presente. Quando lui ha saputo che le portavo, mi ha chiesto: Anna, va benissimo, però girerai senza le lenti. Ho capito perché è veramente Mr. Magoo, la condizione della cecità che mi dava quell'essere svagata che poi era propedeutico al personaggio. Mi sono molto divertita ed ho tirato fuori una parte di me che mi piacerebbe tirare fuori un po' più al cinema, perché alle volte io amo molto i ruoli che ho interpretato, non c'è nessun ruolo al quale io non sia legata. Però sono sempre molto ruoli molto drammatici, invece la cifra leggera e divertente è una cosa che mi piacerebbe esplorare un po' di più al cinema. Fortunatamente il teatro me lo consente, ma il cinema è più difficile. Miriam Annuiva, in prospettiva a volte che annuivi anche... No, sono l'appello dal Bari, insomma, è un buon appello. Sì, no, stavo riflettendo sulla difficoltà dell'essere leggeri e dire qualcosa di profondo insieme, che è quello che insomma, accade in questo film. Brevemente la parola leggerezza, no, non è mai superficialità o banalità, ma sì, dialoghiamo. No, non è semplificazione delle cose, per quanto la semplificazione è una delle grandi difficoltà, no? Che sempre l'essenziale, è difficile andare alla semplicità delle cose. Secondo me questo film è quello, con una poesia senza retorica, senza luoghi comuni, mi ha sorpreso tante volte, quindi grazie Adriano, sono contenta. Una domanda ai Chiara Corapi: ma perché i rapporti sentimentali dei due film sono sempre così difficili? I rapporti umani, poi in particolare quelli familiari, non sono mai facili. Penso che sia così, almeno per quanto per la mia osservazione è stata e nel film quello che succede è che il rapporto di queste
il loro rapporto iniziale con queste due persone, cioè il tentativo che fanno il maldestro di accasarsi, mentre lei è più opportunista, cerca subito, è riflesso un po' dei rapporti familiari che hanno, infatti entrambi alle spalle hanno un rapporto disfunzionale con lei, con la madre, che è una madre